In Kenya è caos, dopo che quattro membri della commissione su sette hanno obiettato di non poter riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali, che di fatto hanno visto vincitore William Ruto. Il candidato sconfitto, Raila Odinga, parla di brogli e truffe. A una settimana dal voto, davanti ai suoi sostenitori e nel suo quartier generale, Odinga, con un grande cappello blu, il colore della sua coalizione, ha respinto con fermezza i risultati, facendo sapere che ora seguirà tutte le azioni legali a sua disposizione. Il nostro punto di vista è chiaro, le cifre della commissione elettorale non sono valide. Il Presidente ha agito in modo grossolano e nel totale disprezzo della Costituzione e delle nostre leggi. Non saremo noi a giudicare se è stato commesso un reato, ma lasciamo questo lavoro alle autorità competenti. Secondo i risultati ufficiali resi noti, Ruto ha ottenuto il 50,49% delle preferenze contro il 48,85% del suo rivale Odinga. Ora sarà però la Corte Suprema a dover decidere come procedere. Intanto il neopresidente eletto Ruto ha fatto sapere che non ci sono perdenti perché ha vinto solo il popolo del Kenya.